Space Cowboy. Le avventure di Peppino, il pirata galattico. Proseguono le avventure dei nostri due space cowboy, Peppino l'impastatore, capitano della Cloud 9, e Checcone Uzzozzone, il suo valido mozzo. Alle loro calcagna, il malvagissimo Crypto 139, che dava loro la caccia intenzionato a riscuotere la taglia sulla loro testa. La battaglia era iniziata. Crypto stava alle costole dei nostri eroi, mentre loro eseguivano manovre diversive per evitare i suoi raggi laser. Peppino aveva programmato Milina per rilasciare durante l'inseguimento delle fastidiosissime mine magnetiche al salame liquido. Tuttavia queste mine riuscivano solo a scalfire marginalmente la nave del malvagio cercatore di tagli in acciaio kryptoniano, il più duro dell'universo. Me lo sentivo che dovevamo comprare quel lanciaraggio atomico. Presto, presto! Capitano, le mine a salame liquido non hanno effetto. Non ci resta che usare la bomba M. Se non lo distruggerà, almeno lo rallenterà. Cosa? Ma ne abbiamo una sola e poi costa un sacco. Oh, al diavolo! Non c'era altra possibilità. E così sganciarono la famigerata bomba M, guidata dal suo laser inerziale. Questa colpì dritta il muso della nave di Crypto, rilasciando un liquido ad alta viscosità che si sparse ovunque, penetrando fin sotto l'armatura dei sistemi elettrici. Porca, ma che... In pochi secondi, il fluido era penetrato nella console di comando e aveva invaso la cabina di guida dove Crypto stava dirigendo l'operazione di attacco. Ma è la bomba marmellata! I cacchi! Lo sapevo, quel Peppino, amici potenti! Rapporto danni, Milina. Il reattore è a posto, operatività al 99,9%, ma le torrette laser sono fuori uso e i propulsori sono danneggiati al 67%. Per quanto riguarda Crypto, sembra siamo riusciti a paralizzarlo. Bene, andiamocene da qui subito! Peppino e il team della Cloud 9 uscirono dalla nebulosa e si diressero alla stazione spaziale più vicina. Capitano, ma quella è la stazione Ishimura? E con ciò che è così. Lì ci lavora mio cugino Nunzio. Mi deve un favore o forse riesco a strappargli un buon prezzo. Potrebbe ripararci e potenziare la nave. Va bene, ma mi riservo il diritto di dirgli che è ricchione. I nostri eroi si diressero alla stazione spaziale di Ishimura per eseguire la riparazione, fare rifornimento e potenziare la Cloud 9. Crypto nel frattempo era ancora nella nebulosa, ma la sua nave, a differenza di quella di Peppino, si poteva autoriparare, anche se ci sarebbe voluto un po' di tempo. Computer, attiva l'autoriparazione e attiva il canale radio pornografico kryptoniano. Avrebbe così atteso il tempo necessario alla riparazione, nella più totale lussuria kryptoniana. I nostri eroi nel frattempo attraccarono a Ishimura. Thank you.